Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: una concorrente di questa 16ª edizione dell'Isola dei Famosi è rimasta vittima di un grave incidente. Ecco cosa le è successo. Così come già accaduto con il Grande Fratello VIP 6, anche la durata dell'Isola dei Famosi 16 verrà prolungata oltre quello che era il termine previsto in partenza. Da un lato c'è la grande gioia dei fans, i quali potranno assistere fino a fine giugno alle mirabolanti avventure dei naufraghi. Dall'altro però, una scelta del genere non può che rendere ancor più complicata la permanenza dei concorrenti stessi. Alcuni di loro stanno soffrendo particolarmente la fame. Un esempio è Nicolas Vaporidis, noto attore italiano che è dimagrito in maniera molto vistosa. La perdita eccessiva di peso ha preoccupato i telespettatori e, ovviamente, le persone a lui care. Tuttavia, va sottolineato come i naufraghi siano tenuti sotto controllo dai medici quali, nel caso in cui ritenessero un concorrente non idoneo, hanno il dovere di rispedirlo a casa. Se Nicolas è ancora in gioco dunque, significa che tutto sommato le sue condizioni non destano eccessiva preoccupazione. Tornando al discorso di prima però, con il passare dei mesi la situazione potrebbe soltanto che peggiorare, motivo per cui il prolungamento delle riprese rischia di creare ulteriori problemi ai concorrenti più esili. Isola dei Famosi, incidente da brividi per una naufraga. Tra tutti i concorrenti in gara, ce n'è soltanto una che in passato è già riuscita nell'impresa di portare a casa la vittoria dell'Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Lori del Santo, vincitrice della 3ª edizione, la quale di recente si è resa protagonista di un racconto drammatico risalente a qualche tempo fa. Ho rischiato di morire in mare in Australia. Bob Dylan stava facendo un tour in Australia a Melbourne e Sydney. Io ero una sua fan e ho detto ok vado e lo incontro Conoscevo benissimo la sua prima bodyguard e mi ha fatto soggiornare nello stesso albergo di Bob, così ha cominciato la storia, la quale in un secondo momento si è trasformata in un qualcosa di terribile. La del Santo ha rivelato quindi che, il giorno seguente, la guardia del corpo del celebre artista statunitense le ha suggerito di farsi un bagno, vista la bellezza del mare, l'acqua mi arrivava alle ginocchia. Ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare. Un'onda enorme di 5 metri mi ha portata al largo lontanissima dalla spiaggia, le sue frasi riportate da Il Sussidiario. Il bruttissimo incidente in cui è incappata Lori ha rischiato di terminare in tragedia, tanto che lei stessa ha ammesso di aver creduto di non riuscire a sopravvivere, mi urlò di nuotare di traverso e non verso la terra. Stava anche arrivando un'onda ancora più alta e pensavo di non farcela. Per fortuna, grazie ai consigli del bodyguard, l'attrice si è finalmente messa in salvo, ho pensato stavo morendo e adesso mi ritrovo qui, salva, il mondo è bellissimo e sono sotto al sole sulla spiaggia. Non mi scorderò mai quei momenti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.